Buon pomeriggio a tutti. Io sono Sandra Rennas e sono responsabile del settore trasferimento tecnologico di Sardegna Ricerche, all'interno del quale lo sportello della proprietà intellettuale è uno strumento che eroga servizi e attività di supporto per appunto la tutela e la protezione della proprietà intellettuale in Sardegna. La giornata di oggi è una delle tante giornate che stiamo organizzando nell'ambito di una rassegna per trattare proprio i temi legati alla proprietà intellettuale, nelle sue varie sfaccettature, e il tema di oggi è quella del diritto d'autore, dove nell'ecosistema digitale, un tema molto, 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 diciamo, cui verrà dato un taglio molto pratico, sia come inquadramento generale sulla materia, sia alla fine, diciamo, proprio un taglio pratico dedicato alla corretta gestione, soprattutto alla condivisione dei contenuti creativi in rete, dove sappiamo che, diciamo, stiamo vivendo la nostra vita, soprattutto in quest'ultimo anno, ma è così, è sempre stato. Quindi, diciamo, anche attraverso l'utilizzo dei principali social network, Facebook, Instagram, YouTube e così via discorrendo. I temi, diciamo, il tema volerà anche con approfondimenti su gli NFT, che è un tema di punta che darà, diciamo, sicuramente un grande stimolo anche ai giuristi qui presenti. L'attività di oggi, come tutte le altre attività, è finanziata nell'ambito del Por Sardegna, i fondi strutturali. Il Por Sardegna è la misura 231 e anche naturalmente diciamo, la Por Sardegna 2014-2020. I nostri ospiti, i nostri relatori di oggi sono l'avvocato Giovanni Battista Gallus, l'avvocato Atessa Alba Calia e l'avvocatessa Michela Pintus. Sono tutti e tre esperti nell'ambito del diritto d'autore, del diritto dell'informatica, tutela della privacy, diciamo, hanno diverse relazioni sia nazionali che internazionali con enti ed istituzioni che si occupano della materia. Qui ho finito, la prima persona a parlare è l'avvocato Alba Calia. Solo una piccola cosa, diciamo, di pratica. Abbiamo concordato che se ci fossero delle domande, abbiamo la chat domande e risposte. Vi preghiamo di fare delle domande e risposte all'interno di quella chat, alle quali poi verrà dato seguito alla fine di tutti gli interventi, in maniera tale da fare anche da lasciare spazio appunto ad un eventuale, diciamo, dibattito nel tema. Quindi, avvocato Calia, ti lascio la parola, grazie. Buonasera a tutti e bentrovati. Io partirei con questo webinar con una breve introduzione sui principi fondamentali del diritto d'autore. Ora provvedo a condividere lo schermo, così do avvio alle slide. Ecco, allora, la disciplina sul diritto d'autore in ambito italiano è contenuta principalmente nella legge numero 633 del 1941, meglio conosciuta come legge sul diritto d'autore. E partirei con questo discorso con l'individuazione dell'oggetto della tutela. Vediamo infatti che il diritto d'autore protegge le opere dell'ingegno dal carattere creativo, ricomprendendo al suo interno una vasta gamma di opere che vengono ricomprese dal mondo della letteratura, in cui si includono le opere letterarie, per l'appunto drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, ma altresì le opere del mondo musicale, delle arti figurative, dell'architettura, del teatro e della cinematografia, qualsiasi sia la loro forma espressiva. Il diritto d'autore, come per l'appunto meglio specificato sia dall'articolo 1 che dall'articolo 2, tutela anche le opere fotografiche, che devono differenziarsi, come vedremo meglio nelle slide a seguire, dalla semplice fotografia, in quanto caratterizzate da un elemento artistico molto marcato. Ma non solo, il diritto d'autore protegge anche i programmi preelaboratori o software, le banche dati e le opere del disegno industriale, purché queste ultime si caratterizzino per un carattere creativo, un valore artistico.
Da questa prima delineazione vediamo che il diritto d'autore tutela non effettivamente l'idea che sta alla base dell'opera dell'ingegno, bensì la sua forma espressiva, che deve essere per l'appunto caratterizzata da una certa originalità, una certa creatività. Difatti vediamo che all'interno del diritto d'autore sono tutelate delle opere che trattano dei temi ricorrenti, come la narrazione di una storia d'amore, la raffigurazione di un cesto di frutta o di un vaso di fiori. Si tratta in realtà di idee che non sono di per sé innovative, ma che diventano delle opere dell'ingegno dal carattere creativo, appunto in virtù della loro declinazione, della loro espressione in maniera artistica e originale, che le rende pertanto tutelate dalla legge sul diritto d'autore. Ma adesso vediamo come si acquisiscono i diritti d'autore. Differentemente dalle altre branche della proprietà intellettuale come marchi e brevetti, il diritto d'autore si caratterizza per la non necessarietà di formalità costitutive. Pertanto tali diritti si acquisiscono in virtù della creazione dell'opera stessa da parte dell'autore. Possono esservi eventuali formalità successive che hanno per lo più una funzione probatoria finalizzata a tutelare l'autore da eventuali contestazioni sull'opera di cui è titolare, che possono essere ovviate ad esempio con il deposito presso la SIAE o più semplicemente con l'autoinvio dell'opera mediante raccomandata R o con una PEC che può essere e con una firma digitale, che per l'appunto stabiliscono e formano prova della titolarità dell'opera e del tempo in cui tale opera è stata creata. Pertanto vediamo che, come spesso accade, la posizione del simbolo del copyright non ha di per sé una funzione prettamente giuridica, non fa sorgere in capo all'autore alcuna tutela aggiuntiva, ma per lo più una funzione di informare che tale contenuto è per l'appunto tutelato. Un accorgimento che può essere utile per coloro che condividono i propri contenuti creativi, ad esempio in rete, come le fotografie o altre immagini, può essere la posizione su quest'ultima di una forma di marcatura, che può essere anche la firma, in modo che sia più agevole anche per coloro che vorrebbero utilizzare tale contenuto la possibilità di associare quell'immagine, comunque quell'opera dell'ingegno, al titolare dei diritti sulla stessa. Emerge evidentemente che la titolarità dell'opera appartiene all'autore o ai più autori nel caso del coautorato, quindi a colui che crea l'opera stessa. Ma vi sono dei casi in cui la titolarità dei diritti di utilizzazione economica, che sono i diritti che ci consentono di sfruttare per appunto economicamente l'utilizzazione dell'opera, possono spettare a soggetti diversi. E credo che sia un tema che possa interessare. Si verifica principalmente in due casi che sono rappresentati in primo luogo dalla titolarità di tali diritti in capo al datore di lavoro, così come disciplinato dall'articolo 12 bis e ter della legge sul diritto d'autore, laddove l'opera creata sia il frutto del lavoratore dipendente che svolge le proprie mansioni in ambito lavorativo, oppure sulla base di indicazioni precise fornite dal datore di lavoro, e il quale sarà pertanto il titolare dei diritti di utilizzazione economica. Un ulteriore caso è quello del committente nell'ambito del contratto di lavoro, che può stipularsi con il lavoratore autonomo. In tal caso, se l'oggetto del contratto stesso è la creazione di un'opera dell'ingegno, quindi rientrante sia nell'ambito del diritto d'autore che della proprietà industriale, in tal caso se l'autore ha una controprestazione per quanto riguarda il lavoro svolto, i diritti di utilizzazione economica spettano al committente, che pertanto ha commissionato tale opera oggetto di contrattazione. Un ulteriore caso che credo sia interessante
riguarda la tutela dell'opera derivata, disciplinata dall'articolo 4 della legge sul diritto d'autore, consiste nella elaborazione creativa da parte di un autore di un'opera già esistente. Il caso che vi propongo è la versione in chiave pop art della Gioconda del Leonardo. Si tratta evidentemente di un'opera derivata, poiché sono evidenti i riferimenti all'opera originaria, ma vi sono degli elementi creativi tali da renderla un'opera autonoma e dunque suscettibile di tutela. Un caso ulteriore può essere quello di un adattamento, non so, da un libro ad un'opera cinematografica, una cover musicale. Diciamo che l'opera derivata può delinearsi in vari modi. E poiché l'autore dell'opera derivata possa agire lecitamente, quindi possa utilizzare l'opera preesistente in maniera corretta, deve chiedere l'autorizzazione all'autore dell'opera originale per poterla utilizzare. A meno che ovviamente non si tratti di un'opera caduta in pubblico dominio, dunque tale adempimento non sia più necessario. Differisce dalla opera derivata il caso della parodia, che non trova una sua espressa disciplina nella legge sul diritto d'autore, contrariamente alla normativa europea e dunque nella direttiva InfoSoc, che include tale tipologia di opera nell'ambito dell'eccezione al diritto d'autore. In questo senso ci viene d'aiuto la definizione che viene fornita da una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in base al quale si può definire parodia quell'opera in cui emergono gli elementi dell'opera preesistente, a cui dunque si ispira, ma deve differire per dei caratteri particolarmente marcati devono per l'appunto avere un carattere umoristico e canzonatorio. Il caso che vi propongo è che ha determinato quello che è l'orientamento attuale maggioritario sia della giurisprudenza che della dottrina è l'ipotesi della Gran Fame di John Baldessari. Si tratta di un'opera che è stata creata in occasione della mostra sulle variazioni di Giacometti, a cui chiaramente si ispira, ma che a seguito di una diatriba che si è conclusa con la pronuncia della Tribunale di Milano del 2011, si è sostenuto che tale opera avesse un'autonomia, fosse un'autonomia tale da renderla indipendente e dunque non un'opera derivata. E, diciamo, questa pronuncia è stata molto funzionale per poi delineare quello che è l'orientamento attuale per l'appunto. Proseguirei il discorso con la trattazione nello specifico dei diritti che sorgono in capo all'autore a seguito della creazione dell'opera, partendo con i diritti morali. Si tratta di diritti che sono esclusivi dell'autore, per quest'ultimo sono irrinunciabili e inalienabili, e possono essere esercitati in qualsiasi tempo in quanto, differentemente dai diritti di utilizzazione economica, sono illimitati nel tempo. Si distinguono il diritto di paternità dell'opera, rappresentato per l'appunto dal diritto dell'autore di essere sempre e a prescindere riconosciuto come l'autore dell'opera che si va ad esternare, il diritto all'integrità dell'opera, che è rappresentato dal diritto dell'autore di opporsi ad eventuali modificazioni o deformazioni che possano in qualche modo pregiudicare l'onore e la reputazione dell'opera stessa. Un caso di scuola può essere rappresentato dall'utilizzazione del David di Donatello che imbraccia il fucile da parte di una compagnia di armi americana, alla cui utilizzazione si è per l'appunto opposto l'ente museale in cui è ospitata tale opera, ritenendo che tale raffigurazione del David fosse totalmente contraria alla natura dell'opera stessa. Proseguiamo infine con il diritto di inedito, che rappresenta per l'appunto il diritto di determinare quando e se eventualmente pubblicare l'opera, e il diritto di ritiro dell'opera del commercio, altresì conosciuto come il diritto di pentimento.
L'ulteriore categoria di diritti che sorgono in capo all'autore è rappresentato dai diritti di utilizzazione economica. Si tratta di diritti anch'essi esclusivi dell'autore, che gli consentono in questo caso di percepire, di trarre un profitto dall'utilizzazione dell'opera. Si caratterizzano per essere dei diritti che sono indipendenti tra loro e dunque possono essere esercitati separatamente o nella congiuntamente, quindi nella loro completezza. Sono pertanto anche cedibili, sia, come dicevo, singolarmente oppure nella loro completezza. Possono essere ceduti dall'autore sia gratuitamente che dietro compenso, purché, come prescrive la legge, di tale trasferimento sia data prova per iscritto. Differentemente dai diritti molari, tali diritti hanno una durata nel tempo, che consiste per l'appunto nella vita dell'autore, dunque è successivamente a 70 anni dalla sua morte. Tali diritti possono essere diritto di pubblicazione, diritto di comunicazione pubblico, di distribuzione e via dicendo. Concluderei questa breve introduzione con la trattazione dell'ultima categoria dei diritti che vengono inclusi nell'ambito del diritto d'autore, rappresentati per l'appunto dai diritti connessi. Si tratta, per così dire, di diritti paraautoriali che vengono attribuiti in esclusiva al soggetto che con la propria attività o creatività interviene su un'opera dell'ingegno creativa già esistente. Si tratta di diritti che vengono per l'appunto tutelati non in ragione della creazione di un'opera, bensì sulla base di un'attività industriale come può essere quella del produttore fonografico oppure di un'attività professionale come può essere quella degli artisti, interpreti o di esecutori, che ha ragione ovviamente di essere tutelata unitamente a quella dell'autore e dell'opera dell'ingegno nel suo senso più pieno. Tali diritti connessi raggruppano una vasta gamma di ipotesi, ciascuna delle quali accorda una tutela specifica che ha anche una durata differente. Vediamo difatti che può variare dai 50 anni una durata di 50 anni nel caso dei produttori fonografici, del produttore fonografico, ancora 70 anni per gli artisti, interpreti ed esecutori, fino ai 20 anni nel caso della fotografia semplice, che viene per l'appunto ricompresa in tale tutela. Ricordiamo che la fotografia semplice si discosta dall'opera fotografica poiché manca quel carattere artistico marcato dato ad esempio dalla scelta delle luci, dei colori, che rende una fotografia un'opera fotografica. Difatti la semplice fotografia, come il diritto d'autore, la legge sul diritto d'autore stesso sostiene, è una fotografia che ritrae aspetti della vita quotidiana, della vita, delle immagini di persone o altresì altre opere artistiche. E in questo caso, come già detto, la tutela è di 20 anni concede al suo detentore il diritto di essere riconosciuto come tale, quindi deve essere, per l'utilizzazione corretta, deve essere sempre nominato il nome del fotografo, ovvero della ditta per cui lavora, la data in cui la foto è stata prodotta, e a cui spettano dei diritti esclusivi rappresentati dal diritto di riproduzione, diffusione e di spaccio. Bene, io avrei concluso questa prima parte, per cui cedo la parola alla collega Michela Pintus. Ok, grazie Alba. Quindi aspettiamo l'avvocato Pintus che si palesi. Eccomi qui. Buon pomeriggio a tutti. Ben trovati.
In questa seconda parte dell'incontro di oggi vedremo più propriamente come condividere e tutelare le proprie opere online, le proprie opere creative, i contenuti e altresì come condividere correttamente i contenuti altrui. Allora, innanzitutto il discorso può partire da una premessa. L'utente deve sempre avere ben chiare quelle che sono le regole di circolazione di una opera creativa, anche quando questa si trova online. Le regole di circolazione e le regole di utilizzo. Questo è importante sotto un duplice profilo. Innanzitutto per tutelare la propria opera, in secondo luogo per non incorrere in illeciti nella condivisione quando si tratta di un'opera altrui. Vediamo quindi innanzitutto come condividere e anche salvaguardare e tutelare i propri contenuti, le proprie opere creative online. Allora, innanzitutto bisogna fare attenzione perché non tutti i contenuti che condividiamo sono contenuti creativi. La collega ha appena spiegato che appunto non tutte le opere hanno accesso alla tutela accordata dalla legge sul diritto d'autore, ma soltanto quelle che hanno delle determinate caratteristiche, appunto un aspetto creativo. Detto questo, è importante che però l'autore dell'opera sappia, cioè sia consapevole che è lui a decidere come condividere i contenuti online e quindi anche quali libertà concedere ai terzi in relazione a quegli stessi contenuti. Vedremo poi nel corso di questa chiacchierata quali strumenti ci offre l'ordinamento. Un aspetto importante da non sottovalutare anche quando si è autori dell'opera è il bilanciamento tra il diritto d'autore e la privacy. Infatti, anche quando siamo autori di una determinata opera, condividiamo un contenuto creativo da noi creato, è sempre bene tenere presente che per pubblicare il ritratto di un soggetto determinato è necessario aver acquisito previamente il consenso, è necessario avere l'autorizzazione, a meno che il ritratto fotografico non sia stato realizzato in un particolare contesto che è un evento pubblico. Allora possiamo evitare di ottenere appunto il consenso del soggetto ritratto. Come condividere poi lecitamente i contenuti altrui? Parimenti importante chiaramente non incorrere in conseguenze pregiudizievoli quando condividiamo delle opere che appartengono ad altri soggetti. Qual è la regola generale? Come è stato già accennato in precedenza, la regola generale è la tutela by default data dal diritto d'autore, ovvero tutti i diritti riservati. Che cosa significa? Che in assenza di una autorizzazione da parte del titolare dell'opera non possiamo fare praticamente nulla. Dobbiamo aspettare che l'opera cada in pubblico e che passi in pubblico dominio perché sono scaduti tutti i diritti. Diciamo che questa regola, che è una tutela molto forte per l'autore di un'opera ed è una forte limitazione però per chi intende utilizzare quell'opera, conosce delle eccezioni. Innanzitutto perché il copyright non dura tutta la vita. Apro una parentesi per i colleghi giuristi eventualmente all'ascolto. Io in questa trattazione utilizzerò il termine copyright come sinonimo di diritto d'autore. Detto questo, quindi la forte tutela del diritto d'autore, abbiamo visto, non è eterna, cioè copre l'opera per tutta la vita dell'autore stesso e per i 70 anni successivi alla sua morte. E salvo alcune eccezioni, l'opera diventa, quando è appunto in pubblico dominio, liberamente utilizzabile e quindi l'utilizzazione prescinde
da un'autorizzazione o dal pagamento dalla corresponsione di un compenso appunto per i diritti. Se da un lato il copyright non è eterno, è vero anche che esistono delle eccezioni di legge e delle eccezioni che invece promanano da chi sull'opera creativa vanta determinati diritti. Per quanto riguarda la prima delle eccezioni menzionate, parliamo delle libere utilizzazioni, o meglio, delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, che il nostro legislatore ha previsto nella legge sul diritto d'autore, appunto, dagli articoli 65 all'articolo 71 decies della legge. Io ho riportato due esempi, uno è quello previsto, l'eccezione prevista dall'articolo 70,1, il diritto di critica e di discussione. Che cosa consente in questo caso il legislatore? Consente di riassumere, di citare, di riprodurre brani o parti di un'opera e addirittura di comunicarli in pubblico liberamente quando questi utilizzi sono fatti per uso di critica o di discussione, purché ovviamente l'utilizzo avvenga nei limiti di queste, nel rispetto di queste finalità e purché non vi sia una concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera, che evidentemente spetta in primis a chi ne ha diritto. Gli stessi utilizzi sono liberamente consentiti se effettuati ai fini di insegnamento o di ricerca scientifica. Ovviamente anche qui gli utilizzi devono avvenire per finalità meramente illustrative e non commerciali. È interessante anche l'esempio che ho tratto dall'articolo 70,1 bis della legge, della stessa legge sul diritto d'autore, che consente di pubblicare liberamente attraverso la rete internet immagini o musiche a bassa risoluzione o degradate, per questo abbiamo parlato di degradarte. La pubblicazione attraverso la rete è libera, quindi è consentita per uso didattico o scientifico, purché si tratti di una pubblicazione a titolo gratuito e ovviamente purché l'utilizzo non sia fatto a scopo di lucro. Come si nota, queste rappresentano delle eccezioni al diritto d'autore, appunto delle limitazioni che sono tassativamente previste dal legislatore e si tratta di casi, di ipotesi in cui l'opera, anche se sotto copyright, può comunque essere utilizzata senza chiedere il permesso all'autore. Si tratta, o a chi detiene i diritti, si tratta, potremmo definirle aree franche, in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi che il legislatore a monte ha ritenuto essere più importanti e quindi in grado di prevalere. Abbiamo detto che accanto a queste eccezioni previste dalla legge vi sono anche delle eccezioni, delle limitazioni che promanano dalla volontà di chi detiene i diritti sull'opera creativa. Parliamo quindi delle licenze d'uso. Licenza è un termine che deriva dal verbo latino licere, che significa permettere, autorizzare, e quindi una licenza d'uso su un'opera creativa è in sostanza un atto con cui il titolare dei diritti, che è detto licenziante, regolamenta l'utilizzo della sua opera creativa e ne autorizza alcuni usi da parte di uno o più terzi, determinati o indeterminati, che sono detti licenziatari. Da un lato quindi la licenza d'uso su un'opera creativa definisce quali usi possono essere fatti dell'opera e dall'altro stabilisce a quali condizioni devono attenersi gli utilizzatori. Tra le licenze open più note e diffuse abbiamo sicuramente le licenze Creative Commons, che risalgono al 2002 e che sono state pensate sostanzialmente per funzionare su tutti i tipi di opere creative. Quasi tutti i tipi. Diciamo che le Creative Commons, pur conoscendo una manciata di varianti, rappresentano comunque degli strumenti standard e conosciuti in tutto il mondo. Questi strumenti sono paragonabili ai cosiddetti contratti per adesione, in cui l'accettazione delle condizioni ivi contenute da parte degli utilizzatori
i cosiddetti licenziatari, avviene attraverso un comportamento concludente. Ossia, il semplice fatto che l'utilizzatore, che un soggetto utilizzi l'opera, implica che egli la utilizzi nel rispetto delle condizioni che sono poste dalla licenza. Se egli non rispetta queste condizioni, l'utilizzo diventa appunto illegittimo. Ci avviamo alla conclusione di questa seconda parte del nostro incontro, guardando ad alcune regole fondamentali che possono essere fissate quando parliamo di condivisione dei propri contenuti o dei contenuti altrui. Innanzitutto bisogna ricordare che l'autore di un'opera o comunque l'utente è sempre responsabile di ciò che pubblica. Ovviamente il miglior modo per non infrangere le regole fissate dalla legge sul diritto d'autore, ma anche le regole contenute nelle condizioni d'uso della piattaforma che di volta in volta si intende utilizzare, è condividere soltanto delle opere creative di cui si è autori. Ovviamente questo non è sempre possibile, si comprende bene, forse non è neanche auspicabile. Però a quel punto, ecco, dobbiamo sempre porci una domanda fondamentale di chi è l'opera, a chi appartengono i diritti. Se l'opera non l'ho creata io, sostanzialmente significa che l'ha creata qualcun altro e a questo soggetto andranno riconosciuti quindi dei diritti. Mi avvio alla conclusione dando un'occhiata ad alcuni degli errori più frequenti e alle possibili soluzioni. Esistono delle leggende metropolitane, dei falsi miti in questa materia. Forse quello più frequente è anche foriero di conseguenze pregiudizievoli è credere che se un autore dell'opera non ha registrato il copyright, allora l'opera non è coperta dalla tutela, non accede alla tutela data dal diritto d'autore. Abbiamo visto che non è assolutamente così. Non è richiesta alcuna formalità, ma solo che l'opera abbia quelle determinate caratteristiche previste dalla legge sul diritto d'autore, affinché la stessa possa operare. Oppure ancora, credere che l'opera creativa, soltanto perché si trova online, allora è sempre liberamente utilizzabile. Abbiamo visto appunto che non è così. Oppure, anche quando ci si accorge che l'opera è tutelata e coperta dal diritto d'autore, sia sufficiente citare la fonte e allora la si può utilizzare liberamente. Anche questa è una falsa credenza. E ancora, che agire e utilizzare, fare un utilizzo senza scopo di lucro, ci renda, diciamo, possibile fare tutto sull'opera. Come se fosse appunto un ombrello che va a proteggerci da ogni conseguenza. Come evitare di commettere errori? Sicuramente porsi alcune domande preliminari. Quando ci troviamo di fronte ad un'opera che non abbiamo creato noi, bisogna chiedersi se l'opera è liberamente utilizzabile e quindi se l'opera è in pubblico dominio. Esistono per esempio anche delle banche dati dove è possibile reperire delle informazioni sulle opere che sono cadute in pubblico dominio. Ancora, chiedersi se un'opera tutelata dal diritto d'autore, se l'utilizzo che noi vogliamo fare appunto di un'opera tutelata ricade in una di quelle eccezioni previste dalla legge, oppure se il nostro utilizzo non rientra fra quelle eccezioni previste dal legislatore, se magari l'opera è sotto licenza e quindi dobbiamo a quel punto andare a vedere quali sono i permessi che prevede, che sono contenuti nella licenza. Infine, l'ultima domanda, non meno importante però delle altre, è chiedersi sempre quali sono i permessi concessi, le utilizzazioni concesse dalle condizioni d'uso della piattaforma che di volta in volta andiamo ad utilizzare. Con questa domanda che lascio aperta, passo la parola al collega Gallus e vi ringrazio per l'attenzione. Sì.
Grazie Michela, dovresti cessare la condivisione dello schermo così posso condividerla io. Intanto buon pomeriggio a tutti, mi scuso ancora per l'imprevisto dei lavori che hanno coinvolto l'edificio dello studio, che francamente non erano assolutamente in programma e hanno iniziato davvero proprio puntualmente alle 16, è stato una cosa del tutto inaspettata. Allora, io adesso condivido il mio schermo, un attimo solo. Allora, un secondo solo, ci riprovo, eccolo qui. Allora, eccoci qua. Allora, chiedo conferma se vedete le slide e se mi sentite. Sì, vediamo. Benissimo. E sentiamo. Allora, benissimo, perfetto. Allora, prendendo l'assist della parte generale che hanno fatto, che hanno esposto brillantemente le colleghe, io parto dalla classica bugia che diciamo più spesso online, quella dell'aver letto e approvato le condizioni di contratto, i termini di servizio e così via. E sarà un tema che tratterò più volte nel corso di quello che vi dirò io questo pomeriggio. E questa bugia però ha delle gravi conseguenze. Le condizioni di contratto vanno lette, i termini d'uso vanno letti, si parla tanto di legal design, della possibilità di semplificare queste condizioni, ma in realtà sono ancora oscure e anzi molto spesso rientrano in quelli che si chiamano dark patterns, però è fondamentale almeno avere l'idea della sintesi principale, cioè di quello che succede se io posto o se io riutilizzo un'opera dell'ingegno che è all'interno, per esempio, dei social. Proprio per quanto riguarda, qui vedete le condizioni di Facebook e quelle di Instagram, che sono analoghe e che prevedono non solo la possibilità, la concessione da parte di chi condivide i contenuti di una licenza perpetua, eccetera, 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 ma anche la possibilità di effettuare la traduzione, la creazione di opere derivate dei propri contenuti. Quindi una licenza veramente ampia concessa a Facebook. Una licenza sostanzialmente analoga c'è su Twitter, quindi anche i contenuti che io condivido su Twitter hanno lo stesso regime, un regime di circolazione abbastanza simile. E naturalmente di questo regime di circolazione io posso anche beneficiare se li condivido all'interno della piattaforma, ma naturalmente tutto questo cessa nel momento in cui io quei contenuti li sposto al di fuori della piattaforma, salvo che naturalmente non rientriamo in una delle eccezioni, per esempio l'eccezione legata alla critica e alla discussione, che non può essere chiaramente derogata dalle licenze. Anche TikTok ha una licenza simile e anche in questo caso io concedo la licenza di creare opere derivate, distribuire, eccetera, eccetera. Quindi si crea tra l'altro una rilevantissima asimmetria che va tenuta presente, cioè il gestore della piattaforma può riutilizzare i miei contenuti fino a che io non li tolgo dalla piattaforma anche per creare opere derivate e altro, mentre gli altri utenti li possono utilizzare solo all'interno, normalmente più delle volte all'interno della piattaforma. Qual è le altre licenze che a mio parere va conosciuta benissimo? È quella di YouTube in particolare, che tra l'altro è un po' più semplice delle altre, però è molto molto importante, perché noi dobbiamo tenere presente che laddove carichiamo i contenuti questa licenza
che è ovviamente trasferibile, cedibile, pensiamo a un video, riguarda tutte le modalità lecite di utilizzo di quel video. Per cui nel momento, laddove io carico un video su YouTube, questo non potrà essere solo visto sulla piattaforma di YouTube, ma potrà essere visto mediante embedding in tutte le altre piattaforme che rispettano le condizioni di utilizzo di YouTube. YouTube ha progressivamente ristretto le sue condizioni di utilizzo, ma comunque danno ampie possibilità, per cui laddove il mio video venga incorporato seguendo le regole del gioco su YouTube da una testata giornalistica, da altri media, io non potrò lamentarmene, perché ho concesso la licenza a YouTube. Naturalmente diverso è il caso laddove il video venga estrapolato e addirittura, come spesso capita, in maniera del tutto illecita, ci si piazzi anche un banner che altera la provenienza. Questa è chiaramente una condotta illecita, ma laddove io utilizzo le funzionalità di YouTube per incorporare i video, allora ho consentito a YouTube per incorporare i video, allora naturalmente io non potrò lamentarmi o ritenere che ci sia una violazione dei diritti. E peraltro abbiamo anche i TOS, i Terms of Use dei siti governativi. Non parliamo oggi dell'open data by default ai sensi dell'articolo 52, ma anche per i contenuti pubblici dobbiamo andare a vedere se vi sia o meno una licenza. Naturalmente dobbiamo anche valutare se stiamo parlando di opere creative o meno e della la portata delle limitazioni legate agli atti dello Stato e degli altri enti pubblici che appunto hanno una disciplina specifica. Chiusa questa velocissima carrellata legata ai contenuti, legata alle condizioni di contratto, io voglio parlare di due argomenti prima di chiudere penso siano di interesse. Innanzitutto una recentissima sentenza della Corte Europea di Giustizia, che è un caso molto particolare, è una sentenza di marzo, quindi dello scorso mese, che a mio parere impatta in maniera rilevante sulla gestione dei contenuti in rete. Perché? Perché cosa dice questa sentenza in estrema sintesi? Questa sentenza dice che se io incorporo un contenuto di un altro sito all'interno, mediante la tecnica del framing, io sto facendo una comunicazione al pubblico, e questo lo aveva già detto varie volte le varie sentenze della Corte Europea di Giustizia, ma oltre a fare non sto facendo una comunicazione a un pubblico diverso, perché è sempre lo stesso pubblico. Quando è che invece, e quindi diciamo, non ho diritto a una remunerazione supplementare non posso, se non inserisco delle misure tecniche, vietare il framing. Quando è che invece c'è una comunicazione al pubblico con anche un pubblico nuovo e quindi il titolare può avere la remunerazione? Quando inserisce delle misure tecnologiche di protezione. E tra l'altro la Corte Europea dice solo in questo caso che io posso anche, diciamo, limitare l'attività di framing successiva, e solo laddove io inserisca delle misure tecnologiche di protezione a monte, allora la comunicazione al pubblico mediante framing è una comunicazione a un pubblico nuovo. Quindi questa mi sembra una sentenza che abbia degli impatti anche abbastanza rilevanti in tema di liceità delle attività di framing o di di diritto legato all'utilizzo dei contenuti. E tra l'altro sarà anche molto interessante andare a vedere quale sia le interazioni di questa sentenza con la direttiva europea quando verrà recepita in Italia, la direttiva copyright, la direttiva del 2019. E chiudiamo, in 5 minuti volevo giusto darvi qualche
qualche suggestione sulla buzzword del momento. Gli NFT, i non fungible tokens, se ne sta parlando moltissimo in quest'ultimo periodo. La stessa NBA vende gli NFT sul sito Top Shot. Il CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha venduto per beneficenza il suo primo tweet a 2,9 milioni di euro, e poi c'è stata una vendita su Christie's di un bene digitale, di un NFT di Beeple, che è l'opera che peraltro è sempre liberamente disponibile di Beeple, per 69 milioni di dollari. Questa transazione non è stata effettuata via blockchain, ma il trasferimento è stato, la transazione finanziaria non è stata effettuata via blockchain, ma il trasferimento è visibile in blockchain, e peraltro è stata acquistata da un soggetto che investe in criptovalute, quindi bisogna valutarla naturalmente come in questo contesto, bisogna anche valutare chi sia l'acquirente. In realtà non è qualcosa di nuovissimo, i CryptoKitties esistono dal 2017, quindi gattini crittografici, e comunque gli NFT non fungible tokens sono una tecnologia che esiste da un po' di tempo, ma adesso stanno veramente esplodendo, e abbiamo visto appunto qualche esempio. E peraltro una cosa molto interessante, anche provocatoria, è la distruzione dell'opera analogica che diventa digitale e viene tokenizzata, operazione che è stata fatta, guarda caso, su un lavoro di Banksy, e questo pone tutta una serie di profili molto interessanti legati anche alla tutela del patrimonio artistico, ma questo lo indico solo come uno dei tanti profili problematici. Ma allora, che cosa sono gli NFT? Allora, consiglio la guida degli amici, realizzata dagli amici di RT42, guida pratica agli NFT, ed è un token non fungibile. In pratica, che cos'è? È, in estrema sintesi, è un token che è unico, è indivisibile ed è appunto infungibile, quindi ha una caratteristica unica che crea una scarsità artificiale del bene, nel senso che a rappresentare quell'opera ci sarà uno e un solo token, e quindi questa token, che altro non è che un'informazione che è registrata su un registro distribuito e che ovviamente però è associata a uno specifico utente del sistema e che rappresenti uno status, nel caso degli NFT appunto serve come una sorta, perdonate la semplificazione, di certificato di autenticazione digitale. E quindi appunto, come dicevo, un bene che essendo un'opera d'arte digitale, per esempio nel caso dell'opera d'arte digitale, è un bene tipicamente riproducibile in generale non limitabile, comunque con le possibilità di distinguere l'originale e la copia, a questo punto invece io creo e certifico che uno di questi originali digitali salvato da qualche parte, sto naturalmente semplificando, sia l'unico originale oggetto della compravendita. E quindi io posso comprare delle opere digitali uniche, ci sono svariate piattaforme, svariati marketplace e così via. Però attenzione, cosa compro io? Vi ho messo la definizione che tratta dalle condizioni di contratto di uno di questi marketplace. Io compro l'associazione su Ethereum di un NFT, di un non fungible tokens, con l'identificatore della risorsa, l'URI, che punta a che cosa? A un file JSON che è conforme agli standard di settore, ERC 721 o l'ERC 1155. Io sto comprando questo. Sto comprando questa sorta di autenticazione digitale che punta a una risorsa dove il contenuto
è disponibile, giusto che può essere ovviamente inserita in una rete peer-to-peer o in altre tipologie di contenitore. Ma sto comprando solo questa attività e quindi c'è cioè questo elemento e quindi si pone un problema rilevantissimo. Quali sono i diritti oggetto di negoziazione? Perché questo è il punto fondamentale. E si ripropone in digitale il profilo problematico che è esploso anche in Sardegna da poco dell'acquistare il bene fisico e non i diritti. Quindi io devo comunque andare a controllare quali diritti sto acquisendo. E allora anche qui cosa dobbiamo fare? Dobbiamo leggere le condizioni di contratto. È attività fondamentale perché attenzione, ce lo dice chiaramente Rarible, che è uno dei marketplace più diffusi, ci dice: guardate che voi state semplicemente comprando il collectible, quindi quell'associazione che vi ho detto, state comprando ovviamente una certificazione che è unica, che ha la caratteristica di essere assolutamente unica, ma non state negoziando, e sono affari vostri, tra virgolette, dovrete inserire le eventuali negoziazioni nello smart contract oppure off-chain, dove volete, però state comprando solo l'utilizzo di quel certificato, non state comprando gli altri diritti di utilizzazione patrimoniale e quindi questo è un punto particolarmente rilevante. E poi ci sono tutta una serie di rischi che sono espressamente individuati nelle condizioni di contratto che vi dicono fate molta attenzione a quello che state acquistando. E allora, al di là della bolla speculativa, ci sono già svariate ipotesi di truffe e soprattutto anche gli NFT non risolvono il problema fondamentale, non certificano la prima parte della catena, quindi l'autenticità dell'opera digitale, certificano tutti i passaggi successivi, questo è vero, e potrebbero essere anche molto utili da questo punto di vista, ma l'elemento fondamentale, cioè se l'autore sia proprio l'autore, non è oggetto di certificazione e anche tutti i vari marketplace vi dicono: guardate che noi non garantiamo che l'autore sia proprio quello che effettivamente dice di essere. E quindi si pongono una serie di problemi. Non solo, ricordiamoci che stiamo comprando un URI a un JSON che individua tutta una serie di risorse. E se queste risorse poi non sono più disponibili, anche il mio acquisto no, difficilmente sarà rintracciabile in rete. Quindi ci sono tutta una serie di profili che vanno decisamente approfonditi e che rischiano che gli NFT possano rappresentare in molti casi appunto la vendita della Fontana di Trevi 2.0 e ci sono già svariati esempi, come sempre capita quando c'è molto denaro e comunque la possibilità di guadagno, svariati esempi, dicevo, di acquisti e di truffe legate alla NFT mania. Quindi potrebbero avere degli aspetti interessanti, soprattutto in tema di controllo della filiera delle transazioni o magari anche per altre tipologie di utilizzo che però esulano naturalmente dal diritto d'autore e dalla proprietà intellettuale, ma certamente io farei molta attenzione soprattutto all'acquisto e dal punto di vista dell'utente, non della persona che vuole, tra virgolette, proteggere le sue opere, valuterei anche altri sistemi che il nostro ordinamento già ci offre per cristallizzare la data e anche la prova di essere autore di una determinata opera. Io ho concluso, per fortuna hanno concluso anche i martellamenti, vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola di nuovo alla moderatrice. Eccomi qua. Dunque, sì, sulla questione degli NFT, io così la lancio qui, poi potrebbe essere per esempio argomento.
diciamo, l'argomento di un seminario, quindi invitiamo i partecipanti a questo incontro, se volessero chiedercelo, potremmo magari organizzare proprio un seminario dedicato, poi non so, forse è anche in materia di diritto amministrativo, tributaristi, cioè potrebbero magari anche darci qualche, faccio una panoramica sul tema, oltre che naturalmente diciamo del tema della proprietà intellettuale. C'è una domanda, ci sono state varie domande nella chat a cui tu hai già dato risposta, però c'è un supplemento di domanda che riguarda, diciamo, la domanda di Elisabetta sulla cessione di un'opera finanziata diciamo attraverso le risorse della pubblica amministrazione. Ci chiede se la cedibilità per 20 anni valga anche in caso in cui ci sia una richiesta da parte della pubblica amministrazione di un utilizzo non esclusivo e non commerciale. E poi chiede anche se, come dire, diciamo, questa regola si tratta diciamo, dei diritti, per chi sta seguendo, dei diritti, diciamo, legati diciamo, di finanziamento di un'opera editoriale da parte della pubblica amministrazione nei confronti dell'editore. E poi, diciamo, non so se sia una domanda o una battuta, sarebbe eludibile grazie a un contratto di tipo subordinato tra autore ed editore. Non so, Giambattista, se vedi la domanda e se vuoi dare una risposta. Allora, dunque, mi sembra di avere già risposto a questa domanda, nel senso che è ovvio che i diritti di utilizzazione sono dei diritti temporanei, quindi per forza di cose, anche se io dovessi scrivere una cessione perpetua, in ogni caso la patrizione cessa di avere effetto nel momento in cui cessa il diritto, o il diritto di utilizzazione patrimoniale o il diritto connesso. Questo è ovvio, non può essere altrimenti. Appunto, come ho già risposto, io non posso estendere la durata del diritto che è stabilito per legge, non posso decidere che il mio diritto di utilizzazione patrimoniale dura 100 anni o il diritto connesso anziché 50 dura 70 o dai 20 dura in eterno. Non è possibile, conseguentemente mi sembra che chiaramente qualunque cessione valga solo per la durata stabilita dalla legge. Sì, poi sulla questione del finanziamento da parte della pubblica amministrazione della creazione di opere editoriali si potrebbe anche qui generare un ulteriore seminario, adesso non vorrei fare l'inflazione dei seminari, che riguarda, diciamo, di norma quando vengono finanziati un certo tipo di lavori come questo, parlo per esperienza diretta, diciamo ci sono una composizione di fotografie, di lavori, magari è anche un lavoro collaborativo, quindi si aprirebbe uno scenario per quanto riguarda la tutela anche delle singole parti, delle singole foto, dei singoli diciamo dei singoli contributi, quando c'è un finanziatore pubblico che finanzia l'intera opera si pongono tutta una serie di problemi che non esisterebbero in assenza di un finanziamento pubblico. Questo insomma è abbastanza, ed è una grana tra virgolette, lo dico per rispondere ad Elisabetta, è una grana che spesso, di cui spesso si cerca di liberare facilmente. Io non so se ci sono altre domande, forse sì. Ok, sì, va bene. Un seminario sulle criptovalute, sì, su blockchain e NFT sarebbe auspicabile, quindi lo prendiamo come una risposta positiva. Così come insomma si aprirebbero altri scenari, ma naturalmente non voglio portare via tempo ad eventuali altre domande. Anche ad altre tematiche, io so che sono presenti qui diciamo tra il pubblico anche degli esperti diciamo in materia di diritto d'autore, ma magari anche di per esempio gestione di beni culturali. Abbiamo parlato, è comparsa la Mona Lisa, sono comparse le opere d'arte lì, ci sono anche lì dei temi su cui varrebbe la pena di fare degli approfondimenti, come appunto per esempio diciamo il tema del codice dei beni culturali, che in alcuni casi entra un po' in contrasto con il diciamo il diritto d'autore. Quindi insomma anche se, e vi segnalo un bell'articolo dell'Espresso del 4 aprile, c'è appunto una
diciamo, il tema della, della pubblicazione delle opere del diritto d'autore, che ormai, cioè delle opere d'arte, che ormai in molti musei, è un filone che ormai in molti musei, a partire anche dalla Metropolitan, ma è musei, museo del Nord Europa, i musei del Nord Europa stanno facendo, cioè di, diciamo, di mettere in digitale le opere d'arte e vivere di altri proventi, perché poi alla fine anche il controllo dell'opera d'arte, dei diritti, innanzitutto i ricavi per i diritti delle pubblicazioni di alcune opere d'arte su terreni digitali non porta dei ricavi particolarmente interessanti, e soprattutto poi quando si fanno questo tipo di cose devono essere anche controllate. Questo vale per tutte le opere d'arte che vengono immesse in rete. Io pubblico le mie fotografie perché è di scarso valore, poi ci metto più tempo a controllare che nessuno me le copi piuttosto che rilasciarle liberamente. E anche questo è un tema che verosimilmente potremmo ampliare anche con, in altri tempi, in altri momenti. Dunque, qui ci chiedono, buonasera a tutti, complimenti, ci abbiamo un seminario anche sui profili fiscali di coloro che beneficiano dei diritti d'autore. Questo sì, può essere un tema interessante, anche perché, profili fiscali su coloro che beneficiano dei diritti d'autore. Vuoi dire qualcosa, Giovanni? Giambattista? Col microfono? Allora, la parte fiscale devo dire che non è esattamente nelle mie corde, quindi... tra l'altro, ecco, però, collegati agli NFT, obiettivamente c'è anche, al di là della... Già ci sono tutta una serie di profili problematici o interessanti legati alle opere dell'ingegno, ma nel momento in cui io li collego alle transazioni su criptovalute e agli NFT, allora sarebbe ancora più interessante approfondire anche questi profili, come giustamente diceva Piero, magari coinvolgendo anche alcuni, diciamo, tra gli attori della blockchain in Italia e internazionali, sia dei criptoartisti che possono dire la loro, senza ombra di dubbio. Tutto questo sarebbe interessante, che al massimo noi potremmo mettere i gattini su NFT, ma con scarsi risultati. Vabbè, quindi allora promettiamo, vabbè, ci organizziamo per la prossima, diciamo, per il prossimo autunno, perché poi abbiamo anche altri programmi fino all'estate, di un seminario su questi temi, sui profili fiscali. Magari appunto faremo una tavola rotonda dove ci saranno più competenze NFT e anche non NFT, naturalmente. Va bene. Non vedo altre richieste. Ah no, bugia. Allora, non so se la vedete anche voi, la domanda è: quando si parla di diritto di discussione, di quale ambiti si parla? Per esempio, nel caso della presentazione di un libro, la lettura, il reading, comporta il pagamento alla SIAE, è pertinente? Posso rispondere io accendendo il microfono, che è meglio? Allora, l'articolo 71 riguarda ovviamente l'utilizzo per finalità di critica e di discussione, ma è separato dal diritto che si paga alla SIAE per altri profili. Si parla semplicemente della citazione di un brano di opera, per esempio, in un articolo di critica, o della, sì, anche della lettura pubblica, ma non del reading, ma semplicemente per andare a discutere di quell'opera. Ecco, quella, se laddove rientri nel pubblico spettacolo, pagherai la SIAE, ma laddove sia invece una discussione, ovviamente nei limiti in cui comunque non sia rispettosa dei diritti del titolare, rientra nell'articolo 71. Quindi non c'è tra l'altro una misura specifica nell'articolo 71 che individui quali sono le parti o quali sono i brani, quando sia lecito o quando non sia lecito. Quindi è una un
profilo che va valutato caso per caso. L'importante è sottolineare la finalità, perché in realtà questo articolo 71 si è cercato anche di stiracchiarlo, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di app che facevano citazioni e simili. Invece la giurisprudenza ha detto no, quello non è per finalità critica critico di discussione, quello è un utilizzo illecito di una porzione dell'opera dell'ingegno, proprio perché manca la finalità richiesta alla norma. Non so se le colleghe vogliono aggiungere qualcosa sul punto. Confermo, non ho niente da aggiungere. Abbiamo altri due quesiti. Sono arrivate insieme. Quali sono i contrasti tra diritto d'autore e l'articolo 21 della Costituzione? Su internet, quali sono i problemi in merito alla diffusione? Non ho capito molto bene la domanda, devo dire, non so se voi che siete più esperti di me. Contrasti tra diritto d'autore e l'articolo 21? In realtà è esattamente quello che dicevamo prima. Allora, la libertà di espressione comunque va bilanciata, e questo lo ha detto più volte anche la Corte Europea, ma tutte le corti, anche la Corte Costituzionale, va bilanciata con altri diritti. In questo caso naturalmente va bilanciata con il diritto d'autore, quindi sostanzialmente i limiti si ricavano ancora una volta da quello che dicevamo prima, dall'articolo 71. Finché io cito una parte di un'opera o un brano per finalità di critico di discussione, lo posso fare. Nel momento in cui, mascherando questa critica o discussione, in realtà pongo in essere un utilizzo illecito dell'opera altrui, ovviamente non sto travalicando i limiti che la libertà di espressione stessa mi concede. Poi vedo un'altra domanda che è sempre su questo tema, che evidentemente ha suscitato attenzione. Una scheda informativa di stampo giornalistico che riporti statistiche e dati economici di terze fonti sarebbe ammissibile con la delega? Qui io la porrei in maniera un po' diversa. Ovviamente siamo fuori dall'articolo 71, perché non c'entra nulla né la critica né la discussione. Naturalmente bisogna vedere se quelle statistiche e dati siano opere dell'ingegno, perché se non sono opere dell'ingegno, al più si pone un problema di concorrenza sleale o concorrenza parassitaria, nel senso che io mi sto, tra virgolette, vendendo, perdonate la brutale semplificazione, il lavoro altrui sotto forma di appunto utilizzo di statistiche e dati di terzi. Quindi si porrebbe un problema più di concorrenza sleale che di diritto d'autore. Poi l'altro punto è: laddove queste statistiche, questi dati, anche se mi sembra difficile che siano un'estrazione da parte sostanziale del database, ma fossero appunto una parte sostanziale di un database, allora io incorrerei anche nella violazione del diritto sui generis, che consente di vietare la estrazione della totalità della parte sostanziale di un database, laddove sia protetto appunto non in quanto opera dell'ingegno di carattere creativo, ma in quanto abbia richiesto risorse anche umane per la sua creazione. Quindi abbiamo, diciamo, questi profili, ma il primo profilo che valuterei è: statistiche e dati economici sono un'opera dell'ingegno? No. Se non lo sono, valuterei, siccome si tratta di finalità di lucro, se vi è una concorrenza sleale o meno nell'utilizzo, oppure se invece stiamo parlando di un'estrazione massiva, se vi sia anche una violazione del diritto sui generis. Va bene, è chiaro, è chiaro. Bene, se non ci sono altre questioni, non vedo altre domande nella chat. Non ne vedo. Ok, siamo nei tempi, diciamo, il quarto d'ora accademico
C'è sempre. Va bene, allora io naturalmente ringrazio i nostri avvocati che ci hanno come sempre fatto un chiaretto su questo tema. Ricordiamo, il tema è sempre, diciamo, i tempi sono sempre specialistici, durano un'ora o poco più, sono fatti proprio per essere delle pillole, perché come sappiamo lo strumento di Zoom o comunque di queste piattaforme è questo il tempo, e in fondo ci ha aiutato anche ad essere più puntuali nella presentazione delle cose. Io chiedo a tutti quelli che hanno partecipato e che ringrazio naturalmente di compilare il sondaggio che vi è comparso quasi sicuramente su come pop-up sulla piattaforma. Vi chiedo, questo ci aiuta naturalmente a migliorare la qualità del nostro servizio, di completarlo, ci si mette poco. Quindi ringrazio i nostri relatori. Grazie a voi, grazie per l'attenzione. Ringrazio naturalmente i colleghi che ci hanno supportato, per la parte tecnica che per quanto riguarda, diciamo, la parte della costruzione di questo percorso formativo che insomma non finisce qui. Naturalmente io non mi ricordo il prossimo appuntamento, però sapete che il prossimo appuntamento, che forse è un duetto se non sbaglio tra l'avvocato Gallus e l'avvocato Matelione, comunque sarete, insomma, tutte le nostre notizie sui nostri eventi, sui nostri seminari li potete trovare, come già sapete, sulla pagina di Punto Cartesiano, www.puntocartesiano.it, ma come anche sul nostro bollettino e sulle nostre newsletter che inviamo periodicamente ai partecipanti alle nostre iniziative e attività. Ringrazio tutti voi e vi auguro buona serata. Arrivederci. 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 Grazie. Arrivederci. Arrivederci.